Allora, noi intanto proseguiamo con la musica in questa serata. Oltre alla presenza di questi bravissimi ballerini e cantanti, abbiamo anche musicisti importanti. Abbiamo sentito all'inizio della serata la nostra meravigliosa banda musicale Giuseppe Verdi, Città di Sant'Antioco, diretta dalla vice maestra Vanessa Cardia. Ora invece andremo a sentire un brano presentato dai maestri degli allievi partecipanti alle vacanze musicali antiochensi, dirette dal maestro Antonio Amenduni, organizzate dalla Scuola Civica di Musica del Comune di Sant'Antioco in collaborazione con l'Associazione Arte e Note di Iglesias. Il brano che ci presenteranno questa sera è il Va Pensiero, tratto dal Nabucco di Verdi, trascritto dai maestri per adattarlo ai vari strumenti in occasione di questa manifestazione. Li sentiamo subito. Thank you.
Allora ringraziamo ancora di cuore questi eccellenti professionisti con un grande applauso. Ci hanno regalato indimenticabili momenti e ci tengo a ricordarvi che il nostro obiettivo per questa sera è appunto la beneficenza. Quindi è doveroso ricordare che a fine serata avremo una lotteria con il ricavato della quale intendiamo finanziare l'AISLA. Il biglietto costa solo 2 euro e vi dà la possibilità, oltre che di fare un gesto benevolo, anche di tentare la fortuna e vincere bellissimi premi come un televisore, un tablet e tanti altri premi. Colgo appunto l'occasione per ringraziare i nostri sponsor, quindi Leclerc che ha messo in palio 10 buoni spesa da 50 euro e la cantina sociale Presenta di Senolbì che ha messo a disposizione per questa lotteria i suoi pregiatissimi vini. Allora, i biglietti di questa nostra lotteria si possono acquistare presso il nostro stand, quindi mi raccomando, partecipate numerosi perché con un piccolo gesto possiamo veramente fare tanto e ottenere un grandissimo risultato. La ricerca per la SLA ha bisogno del nostro aiuto e per spiegarvi il perché vi pregherei di seguire attentamente questo video affinché sia chiaro questo messaggio. Dopo le opere di animazione, sono rinata grazie alle amorevoli cure degli angeli che mi hanno ridato la vita. Grazie di esistere. Poi è difficile riprendere perché queste persone appunto sono persone come noi, questa malattia purtroppo può colpire chiunque ed è veramente difficile. Noi a tal proposito vogliamo ringraziare e dare un abbraccio fortissimo alla rianimazione, agli angeli come li chiamano i malati della rianimazione, facciamo veramente un grande applauso. Allora, questa appunto è la SLA, ma danziamo per chi non può danzare significa anche che negli occhi di questi malati si deve prospettare un futuro migliore. Per questo ora proveremo a regalare loro una nuova esibizione. Danzeranno per loro e per noi due ospiti d'eccezione, due ballerini professionisti che hanno già partecipato a programmi TV, che direttamente da Roma hanno preso l'aereo ieri per essere qui con noi. Loro ci presentano una coreografia tratta dal musical Ieri, il fantasma dell'opera in versione italiana. Loro sono Francesco Ferillo e Giusy Pistolesi. Grazie.
famosi pistolesi questa sera con noi a Sant'Antioco. Allora, io vi ricordo di acquistare i biglietti della lotteria e vi ricordo che presso lo stand l'associazione Terza Età distribuirà simpaticamente i cocoetti e ciupa ciupa a tutti i bambini. Allora, andiamo avanti e ora ripartiamo con la scaletta dedicata alle scuole di ballo che oggi sono presenti e che hanno voglia di regalarci lo spettacolo come solo loro sanno fare. Per questo motivo siamo lieti di presentare nuovamente gli allievi della scuola Magalegna Rodance dei maestri professionisti Roberto Paulesu e Romina Delida, che ci presenteranno una coreografia tratta da Shrek, dove la maggior parte dei ballerini che vedrete ha tra i 10 e i 13 anni. Tanti di loro hanno già ottenuto dei titoli ai campionati regionali per la loro categoria e per il Synchro Dance e il Synchro Latin nella classe 2012. Ultimamente hanno conquistato la finale al campionato italiano 2013 di Rimini. Tre di loro addirittura giocano in casa oggi perché sono di Sant'Antioco appunto, e sono Roberta, Alessandro ed Elisa. Non ci resta quindi che presentarvi la scuola Magalegna Rodance con Shrek. C'era una volta una principessa bellissima, vittima però di un tremendo incantesimo, che poteva essere spezzato solo dal primo bacio d'amore. Era rinchiusa in un castello, sorvegliato da un terribile drago sputafuoco. Molti cavalieri coraggiosi avevano tentato di liberarla da quella prigione, ma senza successo. Ella attendeva nella fortezza del dragone, nella stanza più remota della torre più alta, il suo vero amore e il primo bacio di vero amore. Sì, certo, aspetta e spera. Che bella che... Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Insieme faremo sputare sotto chi ci sbarra la strada. Oh, wow, mamma mia, che spavento. Sai, non ti offendere, ma se questa cosa non funzionasse, vi stenderai lo stesso, giuro. Dammi retta, ti serve una scatola di mentine perché è l'alito che puzza. Amico, mi piaci. Come ti chiami? Shrek. Shrek? Sai cosa mi piace di te, Shrek? Hai quella mia... Non mi importa cosa gli altri pensano di me. Mi piace, ti rispetto, Shrek. Sei in gamba. Specchio, specchio delle mie brame, non è forse questo il più perfetto di ogni rea? Beh, tecnicamente non sei re. Telonius? Continua. Allora, siediti e mettiti comodo, mio signore, perché è il momento, questo, di conoscere le migliori scapolottine. Eccole qua! La scapolottina numero uno è una reclusa mentalmente plagiata di un regno molto, molto lontano. Le piacciono il sushi e l'idromassaggio, a volontà. I suoi hobby, cucinare e rassettare per le sue due sorelle cattive. Signore e signori, Cenerentola!
Ecco, è una ragazza con mantellina del paese delle favole. Anche se vive con 7 uomini, non è una ragazza allegra. Basta baciare le sue labbra morte e congelate per scoprire che si scalda subito. Coraggio, un bel applauso per Biancaneve! E infine, ma non meno importante, la scapolotina numero 3. È una rossa focosa che un drago sorveglia in un castello circondato da lava bollente. Ma questo non deve raffreddarti! È una bomba a cui piace la pigna colada e ballare la lampada! A te per essere salvata, la principessa Fiona! Allora, quale scegli? Scapolottina numero 1, scapolottina numero 2 o scapolottina numero 3? La 3! La numero 3! Scegliete la 3, mio signore! Va bene, la numero 3! Lord Farquaad, hai scelto la principessa Fiona. Principessa Fiona, è perfetto. Devo soltanto trovare qualcuno che possa... Dovrei accennare una cosina che accade di notte. Lo farò. Sì, ma dopo il tramonto... Silenzio! Farò di questa principessa Fiona la mia regina e Dulocca avrà finalmente il perfetto re! Capitano, radunate gli uomini migliori. Noi daremo luogo ad un torneo d'armi. Voglio dire che detti abbagliati! Lo so, te lo diranno tutti quelli che ti mangi, ma sicuramente ti rimbianchi perché non ho mai visto un sorriso così sfavillante! E non è che sento una freschezza alla menta? E sai un'altra cosa? Sei un drago femmina! Oh cielo! Voglio dire, oh certo che sei un drago femmina! Perché tu trasudi bellezza femminile e... Oh, che c'è? Hai qualcosa in un occhio? Bella, vorrei testare, ma sai, sono asmatico e non credo che tra noi funzionerebbe nel caso tu facessi i cerchi di fumo. Shrek! No! No! Svegliati! Che c'è? Sei tu la principessa Fiona? Sì, infatti. In attesa di un cavaliere così valoroso da salvarmi. Che cosa carina! Ora andiamo! Ma di grazia, sir cavaliere! Essendo il nostro primo incontro, non dovrebbe essere codesto un momento meravigliosamente romantico? Sì. Scusa, piccola, non c'è tempo. Di grazia, che cosa fate? Voi, insomma, dovreste sollevarmi da terra, sortire da quella finestra e calarmi sul vostro valoroso destriero. Ne hai avuto di tempo per organizzare la cosa, eh? Oh, ma dobbiamo assaporare questo momento! Oh, che genere di cavaliere siete voi? Unico nel suo genere. Prendeteli tutti e due! Bene, che nessuno si muova!
cerimonie delle celebrità non durano mai, Coraggio, Shrek. Fiona. Sì, Shrek. Io ti amo. Davvero? Davvero, davvero. Lo aspettavano tanto questo lieto fine. Ma qui non doveva esserci una fiesta? Uno, dos, quattro, vai! Cazzo è giochino, gente. Allora, erano i ragazzi della Magalenia, adesso ripartiamo perché avremo il piacere di vedere sempre con la stessa scuola i balli di coppia. Si esibiranno 6 coppie di bravissimi ballerini super titolati che ci proporranno varie sfaccettature di questa meravigliosa arte. Li accogliamo con un grandissimo applauso, la scuola Magalenia con i balli di coppia. Ogni istante attenderò. Fino a quando, improvviso ti vedrò. Sorridete accanto a me.